Ma che spettacolo è stata quest'Italia? Per davvero, insomma, non ha lasciato scampo mai all'America, agli Stati Uniti campioni d'Olimpia. No, è stata una finale, credo, la nostra migliore partita. È chiaro che loro non hanno giocato la miglior pallavolo che sanno giocare, però forse anche noi non le avevamo permesso di farlo, perché oltre a mettere in difficoltà nella battuta abbiamo murato bene, abbiamo difeso quando non abbiamo potuto murare, abbiamo risolto quelle palle strane, le chiamo io, no? Quando non sono palloni che normalmente si presentano nel gioco, le abbiamo risolto bene. Con grande determinazione, grandi livelli individuali di squadra, molto ordinate, e abbiamo fatto la migliore partita e quindi è finito con 3-0. Ma la cosa che io non ho mai così fatto molto caso, perché quando uno deve continuare a giocare si pensa a quelle cose e poi magari perde. Però noi abbiamo perso un set in tutta l'Olimpiade, questa è una roba che credo che non ha fatto mai nessuno, perde solo un set in tutta l'Olimpiade. Non c'è mai stato oggi un attimo in cui tu hai pensato, oddio, perdiamo un set oppure dobbiamo far di più. No, dobbiamo fare di più, sì, l'ho chiesto, soprattutto nelle diagonali di Skinner e poi dell'Arson, dovevamo prendere qualche palla in più difesa e l'abbiamo fatto dopo. E quello sì, poi pensare che uno perde il set non ci sta a pensare, perché uno deve pensare sempre a quello che può fare per risolvere la cosa. E così l'allenatore non ha molto, i giocatori sono quelli che soffrono meno, quello che devono fare. Poi c'è l'allenatore che deve fare delle cose, dire delle cose, e quelli che soffrono di più sono i tifosi, perché non possono fare niente. Anche i dirigenti che magari hanno lavorato tanto e poi se devono, aspettano lì a vedere che succede. La domanda sarà la stessa che ti farà tutta l'Italia, ma che sapore ha vincere per davvero una medaglia d'oro alle Olimpiadi? Ma per me è una soddisfazione, però per me non è più per esempio che vincere un mondiale. Io l'ho detto sempre, l'ho detto prima di vincerla e forse sembrava una così, un dire siccome ho vinto due mondiali. Per me vincere un mondiale è altrettanto importante. L'Olimpiada poi ha intorno tutta una magia, una cosa, però non è meno vincere un mondiale. Io mi ricordo quando ho vinto il primo mondiale nel 90, ero impazzito di gioia. Per una soddisfazione enorme, perché poi io volevo fare un'esperienza nel femminile, volevo mettermi alla prova se anche nel femminile potevo fare qualcosa di importante e ci sono riuscito, quindi la parte di vanità personale è stata accontentata, diciamo così.